Bentornati a Saghezza TV, grazie. Ciao. Oggi mi fai il portaombrello. Beppe Marconi, bentornato. E lo faccio soprattutto per me, capito? Soprattutto perché sei sicuro di coprirti, mi commenti, bagni che sei sicuro. È vero. Allora, siamo nel parco qui a Montefalco, ad Arezzo. Qui c'è un cantiere. E che cosa hanno fatto qui? No, qui c'è stato un guasto di un cavo dell'alta tensione dell'Enel, per cui sono dovuti intervenire per ripristinare il cavo. E nel ripristinare il cavo, l'impresa cosa ha fatto? Ha trovato tutto l'impianto di irrigazione automatica che il Comune ha fatto per questo parco, l'ha spaccato tutto e poi non l'ha ripristinato. L'ha richiuso dicendo che tanto erano cavi morti, che non c'era niente dentro. Certo che non c'era niente, e l'irrigazione non era accesa ancora, e quindi per forza non c'era niente dentro. Poi hanno provato a richiudere tranquillamente, come se niente fosse, fino a che è intervenuto i tecnici dell'amministrazione comunale, che hanno contestato il fatto all'impresa. E quindi l'impresa adesso dovrà riaprire tutto, ripristinare tutto l'impianto di irrigazione e poi ribonificare l'area. E lo farà? Lo fa per forza, non c'è altro a fare. Però il problema è questo, di come si fanno i lavori in Italia. E questo è un piccolo esempio, no? Si lavora sempre così, con i piedi. Se tu tocchi all'Enel, gli tocchi un cavo, ti costa il giusto. Sei folgorato. Esatto. E loro invece hanno imprese che per risparmiare sicuramente tendono sempre al maggior ribasso, e questi poi sono i risultati, e non va assolutamente però poi, bene. Però poi scusa, se tu, che ne so, fai il lavoro, compi una cosa, ti dovrebbe quasi venire nella normalità, ti dovrebbe quasi venire automatico dire: guardate, è successo questo, ve lo ripristino, senza aspettare. No, che, qui l'impresa ha preso, ha chiuso tutto. Ha finito i lavori del cavo e il resto poi ha lasciato tutto fuori, guarda. Ha spaccato tutto e non l'ha ripristinato, dicendo che non capiva, era un tubi morti, e l'ha fatta la svelta. Certo, se l'impianto è chiuso. Esatto, perché i tempi sono quelli, i costi ci sono, le imprese prendono gli appalti a minori costi possibili e poi si trova questa situazione. E questo non va assolutamente bene, perché poi il costo ricade sulla comunità. C'entra da fare e non va assolutamente bene. Che poi tu dici lo farà, però chissà in quale tempistica. Con quale tempistica? Infatti questa è un'area, dice, una fontanella per l'acqua che ancora funziona, per fortuna quella non l'ha rotta, ma ancora funziona, però logicamente non può essere utilizzata perché è chiusa all'interno di questo cantiere, e quindi non va bene. Qui sono bambini che potrebbero utilizzare quest'area. E più non irrighi niente, perché se passa da qui è tutto spaccato. Quindi va, se arriva il caldo... Non lo so se l'impianto fatto è sezionale oppure è unico. Se è sezionale... bene, potranno innaffiare una parte. Se è unico non possono aprire niente, non possono fare niente, perché l'acqua va via. Quindi vediamo i tubi gialli, neri, che sì, erano portato sotto. Erano sotto. Sì, hanno portato via tutto. Che tanto non funzionavano, quindi ha fatto la svelta. Vedi, si lascia tutti i conti. Sì. Vabbè. Un bel lavorettino. Ha fatto un bel lavoro, sì. Non c'è chiamiamola... Faccio tutti i tubi neri dell'irrigazione tutti fuori, guarda, sì. Di qua, di là. Sì. Hanno fatto la svelta. E la gente, perché lo frequenta, si chiederà come mai quest'area. No, il comune, vedi quanto ci vale. Sta sempre il capo espiatorio del comune. Ma diamo Cesare perché di Cesare. Sì. E a Lene quel che è di Lene adesso. Assolutamente. Insomma, c'è un poi po' di. Non parliamo delle scritte, Cecilia. Quelle siamo già stati in altre volte, ricordi? Sì, aumentano tutte le volte, addirittura adesso. Rifare anche il fondo per poterci scrivere solo, perché altrimenti non si leggerebbe quello che scrivo. Così è più bellino. Spengono un'altra vernice per rifare la base. E poi scrivere di bianco. Bellissimo parco, perché è tenuto bene. Peccato, c'è tanti giochi per bambini. Esatto. E questo cantiere invece, che speriamo riprenda, rimetta a posto quello che è stato rotto. Alla svelta. Ci vediamo domani. Ciao.